Buongiorno a tutti, scusate questi attimi di ritardo, abbiamo avuto qualche leggerissimo problema tecnico che abbiamo risolto. Quindi vi ringrazio per la pazienza e anche per la partecipazione. Al momento abbiamo raggiunto i 32 partecipanti, aspettiamo giusto qualche minuto prima appunto di iniziare questo webinar. Questo appunto è il primo di tre webinar introduttivi ai fondi SIE relativamente alla programmazione 21-27. Queste attività sono state organizzate in stretto raccordo con il Dipartimento Presidenza della Regione Abruzzo, con il gruppo Compro che si occupa di diciamo, dare quell'unitarietà alla programmazione dell'Abruzzo per appunto il periodo 21-27 e quindi sono appunto stati programmati questi tre webinar, il primo che farà una panoramica d'insieme sul regolamento comune 21-27 e i prossimi due, il secondo che si terrà il prossimo venerdì e il terzo che si terrà il prossimo martedì, uno appunto focalizzato sul FESR e l'altro sull'FSE. Quello che appunto vi chiediamo è appunto di essere attivi, avere una partecipazione attiva a questi tre webinar perché sono assolutamente un'occasione per noi tutti per omogeneizzare le nostre conoscenze sul tema e per prepararci proprio alla redazione dei programmi. Quindi questo diciamo è il nostro obiettivo principale. Con noi la direttrice, la dottoressa Emanuela Grimaldi, che appunto alla quale io ora passerò la parola, prima poi di passare la parola al docente di oggi, che è il dottor Raffaele Colaizzo, che appunto ci terrà compagnia per tutte e tre le giornate. Raffaele Colaizzo è un esperto di questi temi, accompagna le amministrazioni che con il Formez diciamo sono seguite su questi temi ormai da diversi anni e che ringrazio appunto poi di aver accettato questo invito. Quindi ora lascio la parola alla dottoressa Grimaldi che farà una breve introduzione. Grazie. Grazie Maria Rosaria, mi sentite? Posso parlare? Innanzitutto grazie a te, grazie al gruppo di lavoro Formez, grazie ad Antonella Co Tollis che ha coordinato il gruppo di lavoro, grazie al relatore, il dottor Colaizzo e grazie a tutti voi che avete con pazienza aderito a questa iniziativa fortemente voluta dal organo di indirizzo politico, dal Presidente Marsilio e dall'intera Giunta. Io sottrarrò pochissimi minuti all'intervento del nostro relatore, solo per delineare un perimetro di riferimento che molti dei partecipanti che vedo in elenco partecipanti conoscono. E che parte da dicembre del 2019, momento in cui abbiamo avviato le attività di programmazione 2021-2027 con il partenariato sociale-economico-istituzionale. Abbiamo avuto un'interruzione fisiologica derivante dal Covid per l'anno 2020, abbiamo riattivato i tavoli partenariali a ottobre del 2020. Abbiamo ascoltato il territorio sui tavoli fino a dicembre del 2020 e attraverso lo sportello di ascolto partenariale che abbiamo istituito a marzo del 2021 con il codice abruzzese del partenariato, un nostro codice autoctono, e abbiamo così acquisito tutti i contributi del partenariato, tutti i contributi in realtà del fabbisogno, quindi la Regione Abruzzo ha una banca dei progetti raccolta attraverso, molto attraverso lo sportello di ascolto partenariale e una restante parte attraverso il contributo arrivato ai nostri indirizzi email. Ha sviluppato nel frattempo, attraverso questo ascolto del territorio e attraverso l'indirizzo politico di ciascun
assessore e del sottosegretario competente per materia, il documento di indirizzo strategico che è Abruzzo Prossimo e che è stato adottato dalla Giunta regionale giovedì 3 giugno, è stato presentato il 7 aprile 2021 ed adottato il 7 giugno. Questo perché ha ricevuto una grandissima attenzione da parte del territorio e non siamo riusciti a portarlo in giunta prima, proprio perché abbiamo continuato a raccogliere contributi ed osservazioni. Tanto è vero che il documento di indirizzo strategico è il primo documento della Regione Abruzzo assolutamente partecipato. Abbiamo una griglia che contiene la declinazione delle osservazioni ricevute di quanto abbiano influito e abbiano modificato ed integrato il nostro documento di indirizzo strategico. Lo abbiamo definito in 4 aree strategiche, un'area trasversale, ma non vi rideclino nuovamente le attività poste in essere perché tutti voi della Regione Abruzzo avete dato un grossissimo contributo e ringrazio sempre i colleghi direttori per la pazienza che hanno a supportare il gruppo di lavoro. Ora siamo nella fase, diciamo, conclusiva dell'attività di scrittura dei programmi operativi regionali FEDRE ed FSE. Sempre su impulso dell'organo di indirizzo politico, cioè del Presidente Marsilio e dell'intera Giunta, al netto della pubblicazione dei regolamenti europei che sono stati adottati ma non sono stati ancora pubblicati, sono in corso di traduzione, il nostro relatore ha fatto questo pregiatissimo lavoro per noi, abbiamo appunto ricevuto l'impulso di avviare la scrittura che parte da un brogliaccio esistente che è la strategia che ci siamo dati, che è una strategia di indirizzo strategico e di modello organizzativo. Noi attiveremo anche attraverso i programmi operativi regionali una strategia unitaria ed integrata che conterrà una linea di condotta assolutamente omogenea. È vero che i nuovi regolamenti europei mettono in campo dei tecnicismi che vanno compresi da parte di tutti noi, me per prima, in ordine alla capacità che avremo di scrivere un programma da inviare tra agosto e settembre a Bruxelles e che abbia, diciamo, le gambe per camminare, lasciatemi passare il termine, e che non ci imponga una lunga trattativa con la Commissione europea e ci permetta di avere un'approvazione in tempi rapidi. La necessità che abbiamo è quella di ricevere il contributo naturalmente di tutti i direttori dei dipartimenti, di tutti gli assessori, dei presidenti delle commissioni consiliari, perché la necessità è quella di fare una programmazione complessiva e compartecipata e l'obiettivo è quello di programmare per spendere, per realizzare interventi virtuosi sul territorio e evolvere la posizione della Regione Abruzzo nel sistema nazionale. Ringrazio la nostra autorità di gestione, Carmine Cipollone, che attraverso un contributo costante e continuo ci permette di raccogliere per FEDRE e per FSE ci ha permesso di raccogliere per tutte le necessità e ha supportato queste 3 giornate di incontro organizzate da Formez con il coinvolgimento appunto dell'autorità di gestione e la prima giornata sarà l'aspetto introduttivo dei nuovi regolamenti e le 2 successive giornate declineranno le concentrazioni tematiche, le condizioni abilitanti e tutti i nuovi tecnicismi che sono contenuti nel regolamento FEDRE e in quello FSE. Io non vorrei sottrarre altro tempo e lascerei la parola, Maria Rosaria, non so se posso direttamente lasciare la parola al relatore e vi auguro un buon lavoro. Vi ringrazio molto per la partecipazione. Grazie dottoressa Grimaldi, buongiorno a tutti. Nella discussione di oggi ci focalizziamo sul regolamento recante disposizioni comuni 2021-2027.
lo abbiamo denominato per brevità regolamento comune, in effetti sarebbe, nelle slide lo vedete denominato come regolamento comune, in effetti dovrebbe essere almeno l'acronimo che si usa in inglese, quello di regolamento recante disposizioni comuni, però diciamo ci intendiamo. Come diceva la dottoressa Grimaldi, il regolamento, comune, così come i regolamenti relativi al FESR e al Fondo Sociale Europeo Plus, sono stati adottati, è stato completato il percorso legislativo, per la loro approvazione, e i regolamenti nel giro di pochi giorni, probabilmente, o poche settimane, saranno, pubblicati. Pubblicati ovviamente in tutte le lingue. In questo momento noi abbiamo una versione in inglese del regolamento approvato e questo diciamo giustificherà anche diciamo questo lo dico ex ante qualche piccola modifica di terminologia rispetto che potrete trovare rispetto ai regolamenti che effettivamente verranno approvati. Di cosa parliamo oggi? Innanzitutto cerchiamo di inquadrare le politiche di coesione 21-27, in particolare il nuovo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, e diamo delle indicazioni generali utili ad orientarci, diciamo, nella materia dei nuovi fondi 21-27. In particolare un piccolo accenno lo faremo alle relazioni con il dispositivo per la ripresa e la resilienza, e questo è il nome dello strumento a livello di Unione Europea, che poi dà origine ai piani nazionali di ripresa e di resilienza, come sapete. Esamineremo poi brevemente il modello, o come si dice, il template dei programmi operativi, anche per apprezzarne un po' le eventuali aree di maggiore difficoltà, diciamo di maggiore asperità, insomma, rispetto alla loro elaborazione, ed entreremo poi nel merito di alcuni aspetti da tenere presenti nell'elaborazione dei programmi operativi che riguardano, ad esempio, le condizioni abilitanti, che riguardano la possibile nuova struttura delle autorità del programma, che riguardano lo sviluppo territoriale e così via. Cercheremo di dividere l'illustrazione in tre blocchi in modo da dare anche spazio, diciamo, alla discussione, alle osservazioni, ai commenti ed eventualmente ai quesiti. Inquadramento. Ecco, come vi dicevo in precedenza, mi permetto di fare una premessa un pochino generale, che però secondo me è utile. Io adesso chiarirò. Per quale motivo? Nel 21-27 noi siamo di fronte ad un quadro che è drasticamente trasformato rispetto ai periodi di programmazione precedenti. Nei periodi di programmazione precedenti lo strumento di finanziamento delle grandi politiche europee era unicamente il quadro finanziario pluriennale, che come sapete viene alimentato dai contributi degli Stati membri. Ogni Stato membro versa un proprio contributo all'inizio del periodo di programmazione, che è proporzionale alla propria ricchezza, alle proprie entrate, diciamo, per imposte indirette e così via. Nel 2021-2027, questo quadro, diciamo, questa modalità di finanziamento delle politiche europee è stato fortemente trasformato perché accanto al quadro finanziario pluriennale, noi abbiamo adesso lo strumento di Next Generation EU. All'interno di Next Generation EU, lo strumento, il programma, la linea, diciamo, di intervento maggiormente rilevante è quello del dispositivo, come vi dicevo in precedenza, per la ripresa e la resilienza, che si attua attraverso piani nazionali per la ripresa e la resilienza. L'intervento di Next Generation EU è importante sotto due grandi profili, o forse tre. Il primo profilo è quello della ampiezza delle risorse che gli Stati membri avranno a disposizione nei prossimi anni. Ecco, voi vedete che ai 1.074 miliardi di euro, stiamo ovviamente parlando dell'Unione Europea del suo complesso, destinati dal quadro finanziario pluriennale, noi abbiamo che si affiancano 750 miliardi di euro di Next Generation EU. E questo è un primo grande elemento di cui tenere conto.
Un secondo grande elemento di cui anche dobbiamo tenere conto è il fatto che la modalità di finanziamento di Next Generation EU è completamente diversa rispetto a quella del quadro finanziario pluriennale, nel senso che si tratta di risorse che l'Unione Europea reperisce sul mercato del credito e che quindi prende a prestito sostanzialmente dai risparmiatori attraverso, diciamo, un finanziamento simile a quello che i singoli stati nazionali fanno appunto per finanziare il proprio debito. E naturalmente l'Unione Europea, muovendosi come istituzione di grande credito internazionale, riesce ad ottenere questi finanziamenti a tassi relativamente ridotti, nel senso che è modesto il rischio per gli investitori, per i prestatori, è modesto il rischio che le somme sostanzialmente non siano restituite. È il rischio, diciamo, uno degli elementi che determina il costo del credito. E quindi noi abbiamo, vedete, complessivamente questa grande risorsa di 1.824 miliardi di euro, una parte dei quali viene reperita attraverso modalità innovative. I prestiti dovranno poi essere restituiti entro il 2058, quindi con un termine molto, molto lungo. Ma anche tenuto presente che le risorse di Next Generation saranno erogate agli Stati membri in parte come sovvenzioni e in parte come prestiti. Quindi anche l'Italia dovrà restituire una parte dei fondi che riceverà, una parte importante dei fondi che riceverà a valere sui piani nazionali di ripresa e di resilienza. Gli interventi in Next Generation e gli interventi del quadro finanziario pluriennale sono strettamente integrati. Infatti, nella slide vedete come entrambe queste fonti di finanziamento insistono sulle rubriche del bilancio, come si dice, ovvero sui grandi assi di policy dell'Unione Europea. E in particolare vedete come, per quanto riguarda in particolare coesione, resilienza e valori, noi abbiamo che ai circa 378 miliardi di euro complessivi definiti a valere sul quadro finanziario pluriennale, ecco, vediamo che a queste somme si affiancano circa 722 miliardi di euro che provengono da Next Generation EU, per un totale molto alto di 1.100 miliardi di euro per l'Unione Europea nel suo complesso. Gli strumenti attuativi principali attraverso cui verranno utilizzati questi 1.100 miliardi di euro sono da una parte i programmi cofinanziati dai fondi strutturali che rimangono a valere sul quadro finanziario pluriennale e dall'altra parte i piani nazionali di ripresa e di resilienza. Questo aspetto è molto importante perché noi siamo di fronte ad un impegno attuativo. E con questo anticipo alcuni elementi, diciamo, su cui mi soffermerò più avanti, diciamo, con maggiore dettaglio. Noi siamo di fronte a una situazione molto diversa rispetto al passato. Tenete presente che in Italia il PNRR conta su circa 230 miliardi di euro in un periodo che va dal 2021 al 2026. Entro il 2026 deve essere completato il piano. Questi 231 miliardi derivano in parte dalle fonti vere e proprie, diciamo, del dispositivo per la ripresa e la resilienza, in parte da React-EU e in parte ancora da un fondo complementare di risorse nazionali. Quindi noi abbiamo questi 231 miliardi di euro e abbiamo una somma che riguarda il finanziamento delle politiche di coesione, cioè FESR, Fondo Sociale e cofinanziamento nazionale, che si aggira sugli 80 miliardi di euro. Quindi vedete come, diciamo, quanto sia drasticamente cambiato rispetto al passato lo scenario di risorse e quindi anche di capacità attuative. Naturalmente di questo si è molto parlato, diciamo, in questi giorni. I due strumenti hanno delle modalità di attuazione completamente diverse, nel senso che ovviamente i fondi strutturali rimangono fondi di gestione concorrente, mentre il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza è sostanzialmente a titolarità del governo nazionale e quindi sia regioni sia enti locali agiscono come attuatori delle politiche. Questo però non diminuisce l'impegno che queste istituzioni avranno rispetto ad un quadro così modificato.
Adesso concentriamoci, data questa premessa un po', come posso dire, anche un pochino inquietante, diciamo, rispetto alle responsabilità e ai compiti che aspettano l'Italia e le sue grandi amministrazioni, soffermiamoci sul nuovo regolamento. Dunque, nel nuovo regolamento noi abbiamo innanzitutto qualche novità che deriva dall'integrazione attuativa dei fondi, nel senso che noi abbiamo un regolamento comune per i fondi a gestione concorrente, in cui naturalmente vediamo rappresentati il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo Plus. Il plus non è casuale, nel senso che avrà uno spettro alquanto più ampio rispetto alle passate programmazioni, e anche perché il Fondo Sociale Europeo Plus è adesso il principale strumento del pilastro europeo dei diritti sociali. Abbiamo il fondo di coesione che fortunatamente non interessa l'Italia perché è destinato a stati membri che abbiano un reddito nazionale lordo inferiore al 90% della media comunitaria. Abbiamo il fondo per una transizione giusta, su questo tra poco torneremo. Il fondo per una transizione giusta è un nuovo fondo che ha una missione di qualificazione ambientale, di contributo alla decarbonizzazione, di contributo al conseguimento dell'obiettivo europeo delle emissioni zero, e verrà attuato, come vedremo, attraverso un programma operativo nazionale. Abbiamo il Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, come già nel 14-20, e abbiamo altri tre fondi che sono armonizzati per gestione finanziaria, che sono il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, il Fondo per la Sicurezza Interna, lo strumento per la gestione di frontiere e di visti. Chi di voi ha lavorato già nel 2014-2020 noterà una grossa mancanza in questo elenco, che è quella del FEASR. Il FEASR non è più oggetto di disposizioni comuni, come era in passato, insieme a FESR, Fondo Sociale e FEAMP. Adesso diamo uno sguardo alla struttura del regolamento comune. Anche qui chi di voi ha lavorato sui fondi riconoscerà sostanzialmente questa griglia attraverso cui si sviluppano i dispositivi, le norme del regolamento comune. Il regolamento è suddiviso in 9 grandi titoli che a loro volta sono divisi in capitoli. E in taluni casi sotto i capitoli abbiamo delle sezioni sostanzialmente. Quali sono i titoli? Obiettivi e regole generali del sostegno, con una parte importante di definizioni e l'inquadramento dei grandi 5 obiettivi di policy 2021-2027, su questo tra breve torneremo. Abbiamo il capitolo dell'approccio strategico, dove si parla di accordo di partenariato, di condizioni abilitanti, che sono alquanto diverse rispetto al 14-20, e di performance framework, di quadro di riferimento dell'attuazione, che anch'esso è alquanto diverso rispetto al 14-20, con una importante novità: non c'è più la riserva di efficacia, c'è un meccanismo diverso che fra breve vedremo. E c'è una parte che riguarda la sana gestione finanziaria e le circostanze eccezionali. L'esperienza della pandemia ha insegnato che dobbiamo essere capaci di modificare in corsa le programmazioni per affrontare delle circostanze gravi ed impreviste. Il terzo titolo riguarda la programmazione e quindi le disposizioni generali sui contenuti dei programmi operativi. Lo sviluppo territoriale, che rimane sostanzialmente confermato rispetto al 14-20, con qualche piccola modifica, ma i grandi strumenti dello sviluppo territoriale integrato rimangono confermati, l'assistenza tecnica, su cui ci sono novità piuttosto rilevanti, di cui parleremo fra breve. Il capitolo 4, monitoraggio, valutazione, comunicazione e visibilità, che viene poi sviluppato, diciamo, in capitoli.
che riguardano appunto questi aspetti, il monitoraggio della valutazione della comunicazione. Qui vi anticipo già una piccola novità: non c'è più la valutazione ex ante. L'importanza, la rilevanza della valutazione viene assolutamente confermata dai nuovi regolamenti, ma non avremo più una valutazione ex ante se non per gli strumenti finanziari, che c'era anche prima. Punto 5, supporto finanziario dei fondi, che riguarda le forme del contributo dell'Unione, le forme del supporto degli Stati membri e le regole di eleggibilità, le poche regole di eleggibilità che noi troviamo nei fondi. Sappiamo come questa materia sia ampiamente delegata agli Stati membri. Qui c'è un aspetto interessante, che è quello delle opzioni semplificate di costo, che viene rafforzato nel 21-27. E viene rafforzata anche quella componente che per la verità non potremmo proprio definire una OSC, ma sarà comunque importante, che è quella del finanziamento non collegato ai costi. Il capitolo 6 riguarda la gestione e controllo, e quindi le regole generali, i sistemi di gestione, le autorità, l'affidamento sui sistemi di gestione nazionali, questo è il principio della proporzionalità. Gestione finanziaria, conti e correzioni finanziarie, quindi ancora gestioni finanziarie, rettifiche, disimpegni, presentazione dell'esame dei conti. Le strutture qui del 14-20 sostanzialmente vengono confermate. Il disimpegno rimane un N più 3, si era parlato, diciamo, nelle bozze precedenti dei regolamenti di un N più 2, il regolamento approvato invece conferma l'N più 3. Il quadro finanziario, quindi la copertura geografica, la trasferibilità che è potenziata rispetto al passato e le deleghe e disposizioni finali. C'è poi un ampio elenco di allegati che qui non vi riporto, dove tra gli allegati più importanti ci sono quelli relativi ai codici di intervento, ci sono quelli relativi ai cosiddetti template, ovvero ai modelli dell'accordo di partenariato e dei programmi operativi, ci sono i template relativi alle condizioni abilitanti. Su questo poi progressivamente chiariremo. Allora, questa sicuramente, diciamo, è una slide che non sorprende nessuno, se ne parla, diciamo, da molto tempo, però è opportuno un attimo che richiamiamo questi grandi cinque obiettivi di policy che semplificano la struttura delle politiche 14-20. E che sono un'Europa più competitiva e intelligente, quindi ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione, un'Europa più verde in transizione verso le emissioni zero. L'Unione Europea ha fissato questo importante traguardo, diciamo, delle emissioni zero, ovvero della totale decarbonizzazione, che è imperniato, diciamo, l'obiettivo su transizione energetica, investimenti verdi, economia circolare e così via. Di questo poi parleremo molto più specificamente nel seminario, nel webinar dedicato al FESR. Un'Europa più connessa mediante il rafforzamento della mobilità e quindi grandi reti transeuropee, ma anche collegamenti regionali alle reti. Un'Europa più sociale e inclusiva, che attua il pilastro europeo dei diritti sociali, e questo è il dominio del Fondo Sociale Europeo Plus, su cui peraltro interviene anche, per gli interventi di propria competenza, il FESR. Un'Europa più vicina ai cittadini, che rafforza lo sviluppo sostenibile, integrare tutti i territori e iniziative locali, ed è l'obiettivo all'interno del quale trovano collocazione le strategie territoriali integrate. Il blocco di questi grandi cinque obiettivi di policy viene poi disaggregato nei due regolamenti, FESR e Fondo Sociale Europeo Plus, in obiettivi specifici che vedremo nei prossimi webinar. Il regolamento comune in allegato riporta anche i campi di intervento associati a ciascun obiettivo, e quindi noi abbiamo, diciamo, definita come si dice, la cascata della programmazione degli obiettivi di policy, degli obiettivi specifici collegati agli obiettivi di policy di dominio FESR e di dominio Fondo Sociale Europeo Plus, e gli interventi che possono essere attivati a valere sui diversi obiettivi. Allora, come
Come vi dicevo, un altro elemento fondativo, che peraltro non introduce modifiche, stravolgimenti, ecco, rispetto alla struttura del 14-20, gli articoli da 10 a 13 del regolamento comune ci parlano dell'accordo di partenariato, gli articoli da 21 a 25 del regolamento comune ci parlano dei programmi operativi, dando delle indicazioni che riguardano l'articolazione dei contenuti che devono avere questi due grandi documenti di programmazione. Per quanto riguarda l'accordo di partenariato, l'accordo una volta presentato, noi sappiamo come l'accordo di partenariato in questo momento sia in corso di completamento da parte del Dipartimento per la Coesione. Vi sono delle versioni, diciamo, in bozza che saranno finalizzate, diciamo, a breve, saranno presentate alla Commissione europea. La Commissione europea dovrà, o meglio, li approverà, diciamo, però esiste anche, come sapete, una regola di interruzione dei termini, li approverà entro 4 mesi dalla presentazione. E cosa ci dirà l'accordo di partenariato? Ci darà una chiara descrizione degli obiettivi di policy selezionati e quindi della strategia, dell'utilizzazione del fondo per una transizione giusta, che qui vedete con l'acronimo JTC, che è Just Transition Fund, JTF, scusate, Just Transition Fund, c'è un refuso, diciamo, nell'acronimo, quindi scelte strategiche, dotazione finanziaria, ripartizione dei finanziamenti per categorie di regioni, importi da contribuire a InvestEU. InvestEU è un programma a gestione diretta, sostanzialmente, dell'Unione Europea, che da garanzie, cioè che conferisce agli investitori garanzie perché possano con minore costo e con maggiore efficienza reperire finanziamenti sul mercato per realizzare infrastrutture strategiche. InvestEU si integra e razionalizza, diciamo, degli strumenti che precedentemente erano diversi e li orienta, li concentra sulla transizione digitale, sulla ricerca e innovazione e in alcuni casi sull'inclusione sociale. L'elenco nell'accordo di partenariato troveremo ovviamente l'elenco dei programmi. Vi mostrerò anche una prima lista in particolare dei programmi operativi nazionali che si pensa di finanziare. È una sintesi delle azioni che lo Stato membro farà in tema di capacità amministrativa, che è un altro aspetto a cui la Commissione tiene moltissimo. Per quanto riguarda i programmi operativi, in questo caso anche questa, diciamo, è un percorso che conosciamo molto bene: presentazione alla Commissione europea, negoziato e approvazione entro 3 mesi dalla presentazione. Sull'articolazione dei programmi operativi posso andare rapidamente perché poi ne parleremo più diffusamente, ma anche in questo caso una parte strategica, sintesi delle principali sfide, giustificazione degli obiettivi strategici, obiettivi specifici, la parte operativa con azioni, indicatori e altre informazioni per ciascun obiettivo specifico, le modalità di utilizzazione dell'assistenza tecnica, il piano di finanziamento, le azioni di coinvolgimento del partenariato. Ricordiamo che nel 21-27 rimane in vigore il codice europeo di condotta del partenariato, la situazione delle condizioni abilitanti, e su questo anche ci soffermeremo, gli aspetti relativi alla comunicazione e la struttura delle autorità di programma. Su questo c'è una potenziale piccola novità sulle autorità di programma, nel senso che il regolamento dà la facoltà agli stati membri di dare all'autorità di gestione le funzioni di certificazione, sostanzialmente, che vengono nominate nel regolamento, che viene denominata nel regolamento come funzione contabile.
Ecco, sul Just Transition Fund, posso andare rapidamente perché questo, diciamo, ha un impatto certamente attuativo importante, ma dal punto di vista programmatico viene gestito come un programma operativo nazionale verrà gestito dall'Agenzia per la Coesione come un programma operativo nazionale con una dotazione di circa 1 miliardo di euro. Il Fondo per la Transizione Giusta ha una missione molto specifica, cioè intervenire in territori definiti per accompagnare le politiche di decarbonizzazione e passaggio ad un'economia verde. Questo ha diversi Si sviluppa, insomma, si articola in interventi diversi, che sono in parte interventi di natura ambientale, ma in parte anche interventi relativi al lavoro, all'inclusione sociale e ai diritti. Il JTF viene attuato prevalentemente attraverso programmazioni territoriali e in Italia aree eleggibili vengono riconosciute come Taranto e come il Sulcis Iglesiente in Sardegna. È una novità il GTF. Tra l'altro, i fondi provengono sia dal quadro finanziario pluriennale sia da Next Generation. GTF comunque è un programma a gestione concorrente, e questo spiega anche perché stia insieme agli altri nel regolamento comune. La dimensione regionale, su questo anche, diciamo, molti di voi avranno un'informazione completa. Nel 2021-2027 rimane la tripartizione delle regioni europee. I fondi intervengono dovunque, ma intervengono con intensità diverse, a seconda appunto della ripartizione regionale. Quindi abbiamo le regioni meno sviluppate rimangono quelle con il prodotto interno lordo per abitante inferiore al 75% della media dell'Unione. Le regioni in transizione, qui c'è una piccola novità nella percentuale, nel senso che sono le regioni con un PIL compreso fra il 75% e il 100%, abbiamo le regioni più sviluppate che sono quelle con un prodotto interno lordo superiore al 100% della media comunitaria. Ovviamente la differenza sta nella ripartizione delle risorse, che è molto più importante, in particolare circa il 61% delle risorse va alle regioni meno sviluppate. Questo senza considerare il fondo di coesione. Scusatemi, cioè, considerando, cioè, fa, nella, diciamo, nel, fa 100, contribuisce a fare 100 il fondo di coesione, quindi rispetto unicamente ai fondi, la quota delle regioni meno sviluppate è certamente superiore. Qui, insomma, c'è una novità, che è una novità molto grave, molto spiacevole, insomma, per il nostro paese, nel senso che noi abbiamo due regioni che precedentemente erano regioni in transizione, che sono scese nel novero delle regioni meno sviluppate. Questo giustifica anche complessivamente un leggero, un lieve aumento delle risorse complessive che saranno a disposizione del nostro paese, ma è un aspetto totalmente secondario e sfavorevole, insomma, rispetto alla gravità, insomma, di una situazione che evidentemente non si riesce a su cui non si riesce a intervenire in maniera determinante. Lo sviluppo territoriale integrato rimane complessivamente confermato nel 21-27 e quindi noi avremo tre forme attraverso cui verrà attuato lo sviluppo territoriale integrato, che sono gli investimenti territoriali integrati, articolo 30 del regolamento comune, che, come sapete, può integrare, può assortire degli interventi collocati, che afferenti, diciamo, a assi diversi di un programma operativo o anche ad altri programmi operativi. Lo sviluppo locale partecipativo,
che è basato sulle elaborazioni strategie territoriali partecipate, elaborate insieme alle comunità di riferimento e altri eventuali strumenti territoriali. Tutte e tre questi strumenti devono essere fondati su strategie territoriali. Nel caso dello sviluppo locale partecipativo, come vi accennavo, l'esigenza è che la strategia sia una strategia partecipata, ovvero definita con le comunità di riferimento e che quindi soddisfa esigenze di quelle comunità in termini di sviluppo, crescita, resilienza, come si dice adesso. Le risorse finanziarie, su questo un attimo dopo torneremo con maggiore precisione. L'Italia continua ad avere degli importi finanziari ovviamente molto alti, avendo una quota importante di regioni tra quelle meno sviluppate. I tassi di cofinanziamento, che sono definiti all'articolo 106 del regolamento comune, sono, diciamo, rivisti verso l'alto, diciamo, rispetto alle passate programmazioni. Ad esempio, per le regioni meno sviluppate, il tasso massimo, parliamo di tasso massimo, è del 85%. Le regioni in transizione hanno un tasso massimo del 70%. Ok, allora, quindi. Diciamo un primo blocco, un pochino di illustrazione l'abbiamo completato, nel senso che abbiamo visto un po' quali sono i caposaldi della nuova programmazione per quanto riguarda in particolare l'inquadramento nelle risorse complessive, nelle politiche dell'Unione Europea, per quanto riguarda il ruolo dei grandi documenti di programmazione. Per quanto riguarda lo sviluppo territoriale integrato, la distribuzione geografica e il cofinanziamento. Il lavoro che faremo, il lavoro di presentazione, intendo, che faremo nel tempo che ci rimane, è quello di vedere come saranno strutturati i nuovi programmi operativi e poi di esaminare più dettagliatamente alcune delle questioni, vorrei dire, un pochino più difficoltose, più spinose, che si porranno per la redazione dei nuovi programmi. Però, prima di proseguire con gli altri due blocchi, proverei un pochino a sentire qualche intervento, qualche commento. Sì, la prego. Assolutamente. Al momento non sono arrivate, diciamo, domande, quindi non so se i partecipanti vogliono, diciamo, scrivere nella chat le loro domande, altrimenti la faccio io la domanda. Perché appunto sicuramente in Abruzzo siamo molto interessati, io mi metto in prima persona perché poi mi sento quasi abruzzese, allo sviluppo integrato territoriale, quindi a quelle che sono appunto tutte le forme che possono essere attivate proprio a livello di comunità territoriale, proprio per attivare forme di sviluppo integrato, perché ci sono diverse comunità abruzzesi che sono, diciamo, si stanno organizzando, però proprio per poter eventualmente accompagnare in maniera adeguata se possiamo, diciamo, dare qualche elemento in più rispetto a queste forme diciamo, di sviluppo che appunto prevedono i regolamenti. Vedo appunto anche Antonella Tollis che scrive infatti lo sviluppo locale partecipativo come funziona. Diciamo, ho anticipato anche una domanda che proviene dalla platea e come si connette con le aree omogenee, perché appunto in Regione Abruzzo si sta diciamo, riflettendo su quali potrebbero essere delle aree omogenee territoriali. Non so se ci sono altre domande, altrimenti ti lascio la parola, Raffaele. Forse c'è un altro quesito.
della dottoressa Antonella. Vedo che sta digitando. Allora, vediamo un attimo. Aspettiamo i tempi della digitazione. Nel frattempo vorrei chiedere se ci sono novità sulla comunicazione. Allora, Questa è l'altra una domanda. domanda. Non mi sembra che ci sia una novità sostanziale sulla comunicazione che rimane centrale, diciamo, rispetto, cioè un argomento molto importante rispetto all'attuazione dei fondi. C'è qualche precisazione che riguarda l'obbligo per le autorità titolari dei programmi di un'informazione tempestiva su i bandi in uscita. Cioè, che significa questo? Per esempio, se qualcuno di voi ha esperienza di programmi diretti, allora saprà che come dire, la sua fonte informativa privilegiata e di grandissimo valore e utilità è il portale dei partecipanti. Sul portale dei partecipanti noi troviamo i bandi che stanno per uscire, i forthcoming, diciamo, se qualcuno di voi diciamo, ci lavora. Quindi i preavvisi sostanzialmente, i bandi in uscita, i bandi usciti, i bandi attivi e i bandi chiusi, cioè che pure questa è un'informazione molto, molto importante, diciamo, averli tutti lì, nel senso che un potenziale beneficiario si informa, cerca di capire diciamo, come sono andati i bandi passati, quali erano i requisiti e quindi misura un po' la propria capacità diciamo, di accedere ai finanziamenti. Ecco, una cosa del genere sostanzialmente viene richiesta anche dal regolamento comune che chiede alle autorità titolari dei programmi una chiara presentazione, chiara e tempestiva e anticipata presentazione degli interventi che verranno avviati. Questo per facilitare sostanzialmente l'azione dei beneficiari e anche in qualche modo di ridurne i costi. Per quanto riguarda invece lo sviluppo integrato, allora, lo sviluppo integrato territoriale, allora, noi abbiamo sostanzialmente tre livelli di intervento e qui mi riferisco non solo al regolamento, non tanto meglio al regolamento comune, quanto alla nostra politica nazionale. Allora, noi abbiamo un PON metro che interviene sulle città metropolitane, in vari assi che vanno dalla mobilità sostenibile alla digitalizzazione, alla capacità amministrativa, all'inclusione sociale e così via. Nel 21-27 ci sarà una novità perché alcune città medie delle regioni meno sviluppate saranno considerate all'interno del PON metro, creando, devo dire, qualche problema, io credo, alle autorità regionali titolari di programmi. Però, insomma, poi si vedrà. E questo è un primo livello di programmazione, quindi città metropolitane e grandi città medie oggetto di interventi specifici e coordinati a valere su un programma operativo nazionale la cui autorità è titolare è l'Agenzia per la Coesione. Poi abbiamo gli interventi dei programmi operativi che riguardano le aree urbane. Il termine area urbana è un pochino, come posso dire, non pienamente definito, nel senso che non è che il regolamento ci dice un'area urbana ha più di 50.000 abitanti, ad esempio, come invece dice l'Ocse, ad esempio, come in generale gli studi diciamo, tendono a utilizzare questo diciamo, come parametro per definire un'area urbana. Il regolamento lascia una certa flessibilità agli stati membri nel definire quali sono le aree urbane su cui concentrare gli interventi. Concentrare quali interventi? Concentrare gli interventi che ricadono nell'obiettivo di policy 5,
Ricordate, l'obiettivo di policy è quello che riguarda l'Europa più vicina ai cittadini. E anticipiamo un'informazione che daremo poi nel prossimo webinar. Questo obiettivo di policy 5 è diviso in un obiettivo 5.1 che riguarda le città e un obiettivo 5.2 che riguarda gli altri territori. Quindi noi abbiamo che parte di questi interventi, e quindi in particolare interventi che possono prendere la forma di investimenti territoriali integrati, di sviluppo locale partecipativo o di altre forme. Attenzione perché il regolamento parla anche di altre forme di aggregazione, che però comunque devono essere basate su una strategia territoriale. Cioè in sostanza ci deve essere un documento in cui la città o l'insieme di città, la coalizione di comuni, insomma, di città che ritengono di avere caratteristiche di aree urbane, formulano un piano di interventi che possono riguardare, ad esempio, diciamo, la cultura, la mobilità, la protezione civile, diciamo, e così via. L'obiettivo 5.2 diciamo, riguarda le aree non urbane e in Italia, ad esempio, noi abbiamo che una delle grandi politiche, che sarà peraltro confermata, assolutamente confermata e rilanciata nel 21-27, è quella delle aree interne, in cui si interverrà anche in questo caso con strumenti integrati, che sono definiti all'interno di una strategia territoriale. Lo sviluppo locale partecipativo può riferirsi ad una città, ad un gruppo di città, a territori non urbani. La sua caratteristica deve essere quella che viene chiaramente definita la porzione di territorio su cui si interviene, vengono definite quali sono i fabbisogni di sviluppo di questa comunità, vengono definite le azioni. Viene definito uno strumento attuativo, una governance, se vogliamo, una governance, un'organizzazione di questa politica territoriale e soprattutto, e questo è il motivo per cui si chiama partecipativo, questa strategia deve essere elaborata in maniera partecipata con le comunità di riferimento e quindi raccogliendone tutte le istanze e traducendole in un piano di interventi. Questo è il motivo per cui parliamo di sviluppo locale partecipativo. Allo sviluppo locale partecipativo non concorrono, anzi, diciamo, nell'antichità, diciamo, dei fondi, lo sviluppo locale partecipativo era un dominio del FEAS, del Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale. Poi nel 14-20 si è aperta la possibilità al finanziamento di FESR e Fondo Sociale Europeo Plus. Questo viene confermato nel 21-27, nel senso che i fondi possono contribuire, possono partecipare in un'ottica di integrazione di fondi, possono partecipare al finanziamento delle strategie di sviluppo locale partecipativo. Dunque, questo in effetti la domanda del dottor Molino pensa che questo ciclo di programmazione, lo strumento dello sviluppo locale partecipativo storicamente utilizzato per il FEAS, sarà utilizzato dalle regioni per programmare gli altri fondi. Bisogna vedere, nel 14-20 il ricorso a FESR e FSE Plus per finanziare lo sviluppo locale partecipativo è stato modesto. Modesto, anzi, questa è una parola probabilmente anche prudente. Certamente sarebbe importante che lo fosse, sarebbe importante che lo fosse. Cioè, chiaramente, diciamo, maggiore l'integrazione poi è come dire, è il perno di queste politiche, nel senso che la distinzione tra, se vogliamo, no? La distinzione tra fondi è una distinzione burocratica. Invece quello che conta è la capacità di sviluppare sul territorio un intervento mediante un approccio unitario. E quindi, siccome noi purtroppo non abbiamo un unico grande fondo, ma abbiamo
più fondi con missioni differenziate, con regole differenziate, la capacità del programmatore deve essere quella di finanziare ed attuare un piano integrato che risponde coerentemente ai bisogni di sviluppo di una comunità utilizzando le diverse fonti di finanziamento in maniera. Dunque, sì, è vero che bisogna procedere con un piano ad hoc per lo sviluppo locale partecipativo, è assolutamente vero. Deve essere un piano che abbia anche una governance precisa e che abbia in particolare che coinvolga un cosiddetto gruppo di azione locale. Una volta i gruppi di azione locale, i GAL, erano un dominio del FEASR, adesso non necessariamente lo sono. I fondi prevedono la possibilità che i piani gestiti da gruppi di azione locale siano finanziati anche da altri fondi. E quindi è assolutamente vero che è necessario un piano per lo sviluppo locale partecipativo. Prevedere a monte uno strumento regolamentare. Direi dipende, cioè se parliamo di strumenti di regolamentazione europea, no, nel senso che del regolamento abbiamo già tutto. Se parliamo di accordi interni alla comunità sostanzialmente per realizzare il piano, assolutamente sì, nel senso che ovviamente queste intese locali hanno anche degli strumenti giuridici ed amministrativi, cioè in sostanza hanno dei protocolli e degli accordi anche con le varie amministrazioni finanziatrici che definiscono gli interventi da fare, ne determinano la responsabilità e ne permettono l'attuazione. Quindi più che uno strumento regolamentare, io direi uno strumento giuridico di accordo fra le parti. Allora, io appunto continuerei a questo punto con il secondo blocco, per poi appunto dare la parola di nuovi partecipanti al terzo, tra il secondo e il terzo, quindi continuiamo. C'era anche una osservazione interessante sulle aree omogenee. Purtroppo la pianificazione strategica, diciamo, dei territori non sempre si incardina bene con i regolamenti. Nel senso, per esempio, in questo momento sì, io ho un'area che ritengo un'area omogenea, ma che non è definibile né come area urbana, anche area urbana come si dice funzionale. Quando parliamo di area urbana non necessariamente dobbiamo pensare ad un unico comune, infatti vedo, diciamo, il commento, non ad un unico comune, ma co anche come un'area sovraterritoriale, sovracomunale, che tuttavia ha complessivamente caratteristiche urbane. Ecco, se l'area omogenea ai fini del regolamento comunitario, rispetto al regolamento comunitario, non ha caratteristica di area urbana e non ha caratteristica di area interna, farci una politica, una strategia territoriale integrata diventa un pochino, non impossibile, assolutamente non impossibile, però un pochino complicata. Di recente sentivo anche dei sindaci siciliani in particolare, che hanno questo problema, cioè loro dicono la geografia che è venuta fuori attraverso l'applicazione dell'accordo di partenariato e prima ancora dei regolamenti in termini di aree urbane e di aree interne, lascia scoperti dei territori cardine, dei territori chiave, dove invece le relazioni funzionali fra questi territori sarebbero molto importanti per lo sviluppo e la coesione territoriale. Però, insomma, sono cose su cui poi, insomma, si lavora, su cui bisogna lavorare. Sì, per noi appunto questo è un tema scottante, infatti anche la gestione, il dottor Civollone scrive come configurare il soggetto giuridico area omogenea nell'ordinamento italiano. Quindi noi ci stiamo molto interrogando su questo tema. Credo che
Dovrebbe essere poi fatto un approfondimento eventualmente a parte, perché ci è utile proprio in funzione proprio della scrittura dei nuovi programmi, perché appunto il territorio, diciamo, abruzzese potrebbe prestarsi sicuramente a un'organizzazione anche, diciamo, diversa da quelle già impiegate. Quindi è vero che ci sono le aree interne, è vero che ci sono le aree urbane, ma in realtà noi abbiamo anche diciamo, da strutturare e organizzare altre esigenze. E quindi su questo diciamo, dobbiamo riflettere, avere degli elementi sicuramente più di approfondimento, magari appunto dedicando un focus specifico solo su questo argomento. Oppure appunto ritornandoci alla fine se resta ancora un po' di tempo, oppure anche nel prossimo webinar. Vediamo un attimo. Allora, io continuerei un attimo con l'esposizione anche perché il tempo stringe e poi appunto lascerei poi la parola ai partecipanti, appunto come dicevo tra i due blocchi. Quindi prego. Mi dispiace lasciare dietro gli argomenti perché sono molto interessanti, però poi o adesso o diciamo anche prossimamente, magari in uno dei prossimi seminari, riprendiamo questo tema territoriale. Allora, adesso ho provato qui in queste tre tabelle a rappresentare l'articolazione del modello di programma operativo, ovvero del template, diciamo come dice il regolamento. Questo è ripreso dall'allegato 5 del regolamento comune. La forma tabellare però è un mio merito, nel senso che se voi leggete l'allegato 5, come dire, è facile uscirne un pochino, come dire, confusi. Allora, i grandi capitoli del modello di programma operativo, ci siamo capiti insomma su che cosa parliamo, cioè i nuovi programmi operativi, tutti i programmi regionali e nazionali devono seguire quest'indice. Quali sono i grandi capitoli? Strategia del programma, principali sfide di sviluppo e risposte politiche. Primo capitolo, 30.000 battute. Questa dal punto di vista redazionale è la parte più importante, diciamo, del programma operativo. 30.000 battute, credo che siano una decina di cartelle, forse anche un po' di più. Secondo capitolo riguarda le priorità. Cioè, nel secondo capitolo, una volta definita la strategia del programma, io devo ordinatamente indicare quali sono gli obiettivi di policy, 5 obiettivi di policy che implementerò nel mio programma e definire per ciascun obiettivo di policy gli obiettivi specifici che abbiamo detto sono descritti, sono identificati nel regolamento del FESR e nel regolamento del FSE Plus, e questo sarà oggetto dei prossimi webinar. E per ciascun obiettivo specifico, inoltre, devo dirgli quali saranno gli interventi, le azioni concrete che io svilupperò, quali saranno gli indicatori, su questo fra breve torneremo, quale sarà la ripartizione indicativa delle risorse del programma per tipologia di intervento. Io, diciamo, sulle cose che non riguardano strettamente FESR e Fondo Sociale Europeo Plus vado un po', diciamo, sorvolo, ecco. In particolare c'è questo obiettivo specifico della deprivazione materiale, che è un nuovo grande intervento dell'FSE Plus, nuovo per modo di dire, nel senso che in epoca Covid, diciamo, il Fondo Sociale è stato utilizzato anche per questo, adesso è strutturato dentro il Fondo Sociale Europeo Plus e c'è una richiesta specifica di identificare questo obiettivo specifico del programma operativo. Ovviamente se siamo in un programma FESR, questo impegno non l'abbiamo. Quindi queste priorità
valgono per l'assistenza tecnica, quindi scusate, per tutto quello che non è assistenza tecnica, e successivamente io devo anche identificare quali sono le priorità dell'assistenza tecnica, e quindi dire quali sono gli interventi, quali sono gli indicatori e qual è la ripartizione indicativa del programma. L'assistenza tecnica ha qualche novità, diciamo, rispetto al passato, però ne parliamo dopo, facciamo dopo una puntualizzazione su questo. Il terzo capitolo del template è il piano di finanziamento e quindi devo identificare, devo fare la mia tabella finanziaria, distinguendola ovviamente tra fondi e cofinanziamento e ripartendola negli anni. Anche su questo ci sono un paio di novità importanti. Una prima novità è che la programmazione dei fondi, cioè la tabella finanziaria, io la scrivo per gli anni dal 21 al 25. Per gli anni dal 26 al 27 ho una flessibilità, nel senso che io potrò anche rivedere, trasformare, modificare la ripartizione dei fondi tra i grandi obiettivi di policy dopo il cosiddetto riesame intermedio. Però su questo torniamo fra breve perché è uno degli aspetti più rilevanti, diciamo, di novità rispetto al 14-20. C'è anche una maggiore possibilità di trasferire fondi risorse tra fondi strutturali. Tra FESR e Fondo Sociale, oppure tra FESR, Fondo Sociale, JTF e anche programmi diretti, e quindi di questa intenzione dell'amministrazione titolare del programma, ovviamente nel punto 3, il piano di finanziamento, bisogna dare conto. E quindi vedete, questi trasferimenti si riferiscono al trasferimento di fondi da un programma all'altro, da un fondo all'altro. Poi abbiamo le condizioni abilitanti, che avrà qualche modifica rispetto al 14-20, qualche importante modifica rispetto al 14-20. Abbiamo le autorità di programma, anche qui c'è qualche novità, adesso queste novità le vediamo nel merito. Abbiamo il partenariato, qui c'è una sostanziale conferma della rilevanza del principio di partenariato. Abbiamo comunicazione e visibilità e abbiamo utilizzazione delle cosiddette opzioni semplificate di costo e qui più che una novità c'è un'estensione delle opzioni semplificate di costo a cui si affianca anche una modalità molto interessante che dal punto di vista attuativo qualche problemino lo genererà, che è quello del finanziamento non collegato ai costi. Andiamo in ordine. Allora, diciamo, io ho fondo, secondo e terzo blocco. Vado abbastanza rapidamente, così poi ci lasciamo comunque uno spazio per la discussione. Allora, elaborare la strategia. Qui ci vuole uno che scrive bene e anche uno che ha le idee chiare, naturalmente, perché è il punto 1 del template, diciamo, del modello. Sono 30.000 battute, quindi diciamo è la parte dal punto di vista redazionale più cospicua del programma operativo e diciamo che cosa chiede il regolamento comune? Di presentare innanzitutto una sintesi delle principali sfide, tenendo conto delle disparità economiche, sociali, territoriali, delle disuguaglianze. Ne faccio una lettura sintetica, un po' trasversale. Dei fallimenti del mercato. Che vuol dire fallimenti del mercato? Significa che lì dove la naturale, libero funzionamento, diciamo, dell'economia non funziona, ecco, è lì che bisogna intervenire con politiche. Tra l'altro, il tema dei fallimenti del mercato è molto importante per gli aiuti di Stato. Dov'è che io aiuto le imprese? Dove la condizione dell'economia non le permette di funzionare naturalmente, come avverrebbe se ci fosse, ad esempio, una dotazione infrastrutturale adeguata, se ci fosse un mercato del lavoro molto vivace e forte, diciamo, e così via. Quindi, dove il mercato fallisce, non alloca correttamente le risorse, ecco che lì
c'è bisogno delle politiche pubbliche. Punto 3, delle esigenze di investimento e complementarità e sinergie con altre forme di sostegno. Nelle sfide individuate nelle raccomandazioni specifiche per paese, voi sapete che l'Unione Europea ogni anno fa delle raccomandazioni specifiche per paese legate ai piani nazionali di riforma, sostanzialmente, identificando quali sono le aree in cui un determinato paese ha, a giudizio della Commissione, una maggiore urgenza di indirizzare politiche pubbliche e quindi di migliorare la performance nei diversi settori. Ad esempio, giusto per fare un esempio, un tema su cui le raccomandazioni dell'Unione Europea si sono spesso concentrate, il tema della giustizia, cioè un'eccessiva lunghezza, ad esempio, dei procedimenti civili, che ha un impatto pesante anche in termini di fisiologico funzionamento del sistema economico, del sistema delle imprese, e quindi costituisce un ostacolo allo sviluppo. Questo è giusto per fare un esempio tra i molti possibili. Delle sfide in termini di capacità amministrative, misure di governance e semplificazione, anche questo per esempio è un tema molto presente nelle raccomandazioni europee. Tra l'altro nel 21-27 noi avremo, come già nel 14-20, un programma operativo nazionale dedicato alla capacità amministrativa, in particolare per il buon uso dei fondi. E sarà assolutamente possibile anche all'interno dei programmi operativi regionali prevedere delle misure di rafforzamento della capacità amministrativa. Intesa a 360 gradi, cioè capacità amministrativa dell'amministrazione titolare del programma, degli enti beneficiari, dello stesso partenariato economico e sociale. Un approccio integrato per affrontare le sfide demografiche dove è pertinente, insegnamenti tratti dall'esperienza passata, le lezioni dall'esperienza, delle strategie macro-regionali e le strategie per i bacini marittimi in cui gli stati membri e le regioni partecipano a tali strategie, quindi la proiezione nella cooperazione territoriale europea delle regioni, insomma, che ne sono interessate. Il punto 9 non si riferisce specificamente a FES del Fondo Sociale, quindi lo posso saltare. Le sfide della transizione per quanto riguarda in particolare il Fondo per la transizione giusta, intendo dire per la transizione ecologica. E quindi su questo è necessario una buona analisi di contesto, sostanzialmente una volta, o meglio, mi ricordo che in passato si scrivevano pagine e pagine di analisi di contesto. Questo è uno sforzo che secondo me non tanto scrivere pagine e pagine, ma di fare delle buone analisi dei sistemi economici, in particolare regionali, visto che qui parliamo di regione, è sempre un'operazione meritoria. Però tutto questo non va nel programma, però noi dobbiamo distillare quello che abbiamo appreso dall'analisi. Molto spesso l'analisi, tra l'altro, non si fa solo a tavolino, ma si fa anche interloquendo, come stanno facendo anche molte altre regioni italiane, con gli stakeholder, con i partner, con le comunità locali, e quindi distillando questa conoscenza in questa parte di elaborazione delle strategie. Il punto 2 riguarda la cosiddetta giustificazione dell'obiettivo di policy e dell'obiettivo specifico. Cioè, dato questo quadro generale, in modo logicamente coerente, io dico, intendo concentrare il mio intervento 21-27 su questi obiettivi di policy e su questi obiettivi specifici. No, oggi non abbiamo visto gli obiettivi specifici, li vedremo nei prossimi webinar. E quindi per ciascun obiettivo specifico devo dare una breve giustificazione, cioè perché l'ho scelto. E devo in più, per ciascun obiettivo specifico, dare delle indicazioni che riguardano la misurazione degli effetti. Effetti è una parola generica. Il regolamento fa riferimento a tre
aspetti sostanzialmente, milestones, indicatori di output e indicatori di risultato. Vabbè, il target è il valore di un determinato indicatore. Il milestone, che in inglese, dall'inglese significa pietra miliare, cioè è una cosa che io trovo lungo il mio cammino, che mi segnala a che punto sono arrivato nel mio cammino, e in particolare in un procedimento, e quindi durante il periodo di ammissibilità, mi segnala degli eventi chiave che mi danno un'indicazione sintetica, rappresentativa, forte, espressiva di a che punto sono arrivato. Ad esempio, se sto realizzando un intervento di incentivazione delle imprese, l'uscita del bando è un milestone, cioè è un evento che mi dà un'informazione importante su a che punto sono arrivato nell'attuazione di questo procedimento. Ovviamente, ecco, io mi devo sforzare di identificare e quindi di metterlo dentro il programma operativo un valore anche qualitativo, naturalmente, l'esempio che ho fatto io, un valore di questo milestone, di questa pietra miliare. Tra l'altro, su milestone e target anche il PNRR lavora in maniera impegnativa, perché sicuramente voi sapete come la parte di sovvenzioni, il PNRR, è a condizione, cioè i fondi, noi otterremo fondi dall'Unione Europea per quanto riguarda le sovvenzioni soltanto se raggiungeremo determinati risultati. Sui programmi operativi, diciamo, questo criterio è stato inserito, ma in maniera ancora non totalizzante, ecco. Gli output sono le realizzazioni, in inglese loro dicono i deliverables, cioè quello che consegno sostanzialmente, e quindi le realizzazioni dell'intervento, questo è l'indicatore di output. Per esempio, formare 100 giovani in cerca di occupazione, ecco, i 100 giovani formati è un indicatore di output, cioè è una cosa che io consegno sostanzialmente attraverso l'azione, l'attività del mio programma operativo. L'indicatore di risultato, invece, è l'indicatore che misura gli effetti degli interventi sostenuti, in particolare per quanto riguarda i destinatari diretti. Quindi, sempre facendo riferimento ai giovani occupati, se l'indicatore di output sono appunto il numero complessivo dei ragazzi che io ho formato, il risultato sarà che a 6 mesi, poniamo, dall'intervento, poi su questo ci soffermeremo, diciamo, nei prossimi webinar, a 6 mesi dalla fine dell'intervento formativo, quei ragazzi hanno effettivamente trovato un'occupazione, lavorano. Quello è un risultato. E io devo darne conto, in particolare a livello di ciascun obiettivo specifico. Qual è il risultato che io intendo produrre attraverso l'attuazione di questo mio obiettivo specifico? Ecco, l'assistenza tecnica, la questione dell'assistenza tecnica è diventata un pochino complicata, diciamo, nel nuovo regolamento. C'è una premessa, cioè nel nuovo regolamento c'è molta enfasi su questa storia dei finanziamenti non collegati ai costi. Cioè, in sostanza, dice l'Unione Europea, un modo classico di attuare e di rendicontare i programmi operativi è a costi reali. Io spendo, rendiconto, prima la mia ovviamente autorità di controllo regionale o nazionale, e poi l'Unione Europea mi asseverano, diciamo, la spesa che ho fatto e mi danno il finanziamento che mi spetta, avendo utilizzato correttamente le risorse. Poi c'è la questione delle OSC, su questo un po' torniamo fra breve, cioè delle opzioni semplificate in cui non c'è bisogno di rendicontare a costi reali, ma io posso rendicontare ad esempio a somme forfettarie o a tassi forfettari, su questo un attimo torniamo fra breve. E poi c'è questa grande questione
che non è propriamente definibile come OSC, come opzione semplificata di costo, che è quella degli indicatori non collegati ai costi. Collegati a che cosa? Collegati o a milestones o a risultati, cioè a qualcosa che io comunque faccio e che è visibile, che è misurabile e in base a cui l'Unione Europea mi concede il finanziamento. Allora, nel finanziamento dell'assistenza tecnica è entrato questo germe del finanziamento, scherzo naturalmente, del finanziamento non collegato ai costi, nel senso che, dice il regolamento, articolo 36.3, l'assistenza tecnica può essere finanziata o a, costi reali o a tassi forfettari, cioè in sostanza con un percento rispetto al costo complessivo di una determinata priorità. Nel caso in cui io rendiconto a costi reali, allora devo rispettare dei massimali che sono del 3,5% del FESR e del 4% del Fondo Sociale Europeo Plus. Quindi non posso spendere più di questa somma per l'assistenza tecnica. Questo c'era anche prima. Quando io faccio delle attività di assistenza tecnica. Devo dire che la terminologia usata dal regolamento è un po' ambigua. Noi la troveremmo anzi sbagliata per una ragione che tra poco dico, espongo. Quando le risorse per l'assistenza tecnica sono dedicate alla capacità amministrativa, allora possono essere utilizzate delle un'opzione di costo, di un'opzione di finanziamento non collegata ai costi. Cioè io devo in sostanza dire ex ante, con l'assistenza tecnica io per esempio intendo ottenere un certo, intendo raggiungere un certo milestone, cioè intendo pubblicare tutti i bandi entro il 2025. Questo è un milestone. Quindi nel 2025 l'ho raggiunto? Bene, ho i soldi dell'assistenza tecnica, ovviamente calcolati, diciamo, secondo una metodologia condivisa con la Commissione europea. Non l'ho raggiunto? Non ho questi soldi o li ho in parte? In parte, ovvero in proporzione al risultato che ho raggiunto. Questo ovviamente deve essere tutto frutto di una negoziazione preliminare ex ante con la Commissione europea. Un risultato dell'assistenza tecnica potrebbe anche essere quella di raggiungere determinate soglie di spesa negli anni. Allora, io ho raggiunto una certa soglia di spesa? Questo significa che ho diritto a un finanziamento non collegato ai costi, ma al risultato che ho ottenuto. La concentrazione climatica. Questo è un aspetto spinoso, c'era già nel 14-20, però ci sono delle modifiche nel 21-27. In particolare, sulla concentrazione tematica io devo assicurare da regolamento FESR e Fondo Sociale che una quota determinata delle mie risorse vada a interventi, nel caso specifico obiettivi di policy, secondo una percentuale determinata. Per esempio, per quanto riguarda il FESR, io ragiono in base alla tipologia di regioni. Ad esempio, se io faccio parte di una regione sviluppata, allora, l'85% del mio programma del FESR o delle mie risorse del FESR all'interno di un programma plurifondo deve stare sull'obiettivo specifico 1 e sull'obiettivo specifico 2. Quindi non posso, ad esempio, sull'obiettivo specifico 3, quella della mobilità, se sono una regione sviluppata, non posso metterci il 50%, per dire, no? Cioè, l'85% deve essere su ricerca, sulla Europa più intelligente e su transizione ambientale, l'Europa più verde. Vedete come questo chiaramente orienta molto le strategie delle singole amministrazioni titolari di programmi.
Per quanto riguarda le regioni in transizione, allora deve esserci il 40% sull'obiettivo 1. Vedete OS, ma in realtà è OP, nel senso che nella traduzione della bozza, nella prima bozza di regolamento si parlava di obiettivi strategici, ma in realtà sono obiettivi di policy. Così è scritto. La traduzione migliore alla fine è quella, diciamo, dall'inglese. Ecco, nel caso delle regioni in transizione, il 40% deve stare sull'Europa più intelligente, quindi su ricerca, su innovazione, su digitalizzazione. E il 30% deve stare sull'Europa verde, quindi su economia circolare, su transizione energetica e così via. Vedete come questo orienta molto, naturalmente, le scelte che è possibile fare. Esiste una concentrazione tematica del FESR, esiste una concentrazione tematica del Fondo Sociale che riguarda in particolare delle soglie, delle risorse che devono riguardare l'inclusione sociale, la lotta alla povertà infantile e così via. Poi di questo parliamo comunque nei prossimi webinar. Oltre alla concentrazione tematica, c'è anche una riserva sostanzialmente di fondi, cioè nel regolamento comune, articolo 6, si stabilisce che il FESR dovrà assegnare il 30% delle proprie risorse a interventi di contrasto al cambiamento climatico e per la sostenibilità ambientale. Anche di questo però parliamo nel prossimo webinar in maniera più estesa. La regola 5 più 2, ecco, come vi dicevo in precedenza, inizialmente il nostro piano finanziario è composto da una programmazione che vale fino al 2025 incluso. Nel 2025 ci sarà un riesame intermedio, questo è l'articolo 18 del regolamento, comune, e in base agli esiti di questo riesame intermedio, cioè una valutazione di quello che è successo sostanzialmente, fatta in negoziato fra lo Stato membro, l'amministrazione titolare del programma e la Commissione. Allora, sulla base di questo riesame, vi sarà l'allocazione delle risorse residue sugli assi, che potrà essere differente rispetto a quella che è stata implementata nella prima parte del periodo di programmazione. A determinare questo giudizio contribuiscono i cambiamenti nella situazione socio-economica, l'efficacia nell'attuazione dei programmi, le raccomandazioni europee, come abbiamo visto, e così via. Ecco, il quadro di riferimento dell'efficacia. Chi ha fatto di voi la programmazione 14-20 ricorderà che c'era una riserva di efficacia, la riserva di efficacia non c'è più, rimane tuttavia un quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione come strumento valutativo basata su indicatori di output e indicatori di risultato, e che poi dà anche, come dire, concretezza al riesame intermedio del 2025. Flessibilità, su questo posso anche andare abbastanza rapidamente, eventualmente riprenderemo un pochino questo ragionamento, diciamo, nel corso dei prossimi webinar. Articolo 20, che significa flessibilità? Innanzitutto, articolo 20, la lezione della pandemia, in caso di circostanze eccezionali, possono essere riconosciute ammissibili a valere sui fondi delle spese che originariamente non lo erano, per affrontare queste circostanze eccezionali. Articolo 25.2, FESR e Fondo Sociale Europeo Plus possono finanziare delle operazioni i cui costi sono ammissibili all'altro fondo entro il limite del 15%, e quindi appunto flessibilità in termini di ammissione delle spese relative ad operazioni. Il FESR può finanziare tipiche operazioni di fondo sociale e viceversa, fino al 15%. Possibilità di trasferire risorse tra i fondi, cioè possono essere trasferite, sempre ovviamente con l'accordo della Commissione europea, fondi o tra FESR e fondo sociale, oppure
dai fondi ad altri strumenti in base alle esigenze, diciamo, che emergono via via nel corso dell'attuazione e possono essere trasferite, questo è l'articolo 27, risorse al GET, risorse dei fondi, diciamo, al GETS, che comunque per noi in questo momento non ha particolare rilevanza. Altra regola confermata, ve ne parlo qui perché stiamo parlando, diciamo, di articolazione temporale dei fondi. L'altra regola confermata è quella dell'N più 3, il disimpegno. Se entro 3 anni dalla messa a bilancio di un importo, dei fondi, la quota che non è spesa di quell'importo, entro 3 anni viene disimpegnata, a meno di circostanze, diciamo, particolari che vengono normate dettagliatamente dal regolamento. Il prefinanziamento sarà articolato in rate uguali tra 21 e 26 dello 0,5%. Questo lo dico qui, diciamo, perché stiamo un po' parlando dell'andamento, diciamo, finanziario del programma. Le condizioni abilitanti, questo anche è un elemento delicato, tra l'altro alcune delle condizioni sono di competenza nazionale, altre sono di competenza regionale, però noi abbiamo, e questi sono gli allegati 3 e 4 del regolamento comune, abbiamo delle condizioni abilitanti orizzontali, cioè trasversali agli obiettivi specifici che riguardano in particolare efficaci meccanismi di controllo del mercato degli appalti pubblici, le norme in materia di aiuti di Stato, l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, l'applicazione delle Convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti delle persone. Queste sono condizioni che poi chiaramente sono condizioni nazionali che devono essere rispettate. E poi ci sono le condizioni abilitanti tematiche che si riferiscono agli obiettivi, di policy, dei fondi, allegato 4 del regolamento, che vanno dalla governance della strategia di specializzazione intelligente alla pianificazione di interventi di efficientamento energetico, all'uso delle energie rinnovabili, insomma una serie di piani. Adesso su questo possiamo sorvolare, insomma, però certo questo è un elemento importante poi da considerare nella redazione del programma operativo. Il meccanismo delle condizioni abilitanti, orizzontali e tematiche, c'era già nel 14-20, però adesso ci sono delle modifiche nel 21-27. Nel senso che, ricordate, nel 14-20 erano condizioni ex ante, cioè condizioni che dovevano essere soddisfatte nel momento della partenza del programma e poi venivano, tra virgolette, abbandonate, cioè la loro sorveglianza veniva abbandonata. Invece nel 21-27 ci sarà un lavoro di monitoraggio della loro applicazione continuativa durante l'intero periodo del programma. Nel momento in cui il programma verrà sottoposto alla Commissione europea, potranno anche esserci delle condizioni abilitanti non soddisfatte, però l'amministrazione titolare del programma dovrà fare una chiara pianificazione delle attività e dei tempi necessari a soddisfare quelle condizioni abilitanti e potrà mettere nelle domande di pagamento delle spese che si riferiscono anche agli obiettivi specifici per cui esistono condizioni non soddisfatte, ma non avrà il rimborso di quelle spese fin quando le condizioni non saranno effettivamente soddisfatte. Diciamo che a livello regionale naturalmente le condizioni abilitanti orizzontali non hanno rilievo, non avranno rilievo, sono materie, diciamo, nazionali, di competenza nazionale, mentre a livello regionale bisogna un po', ovviamente, in accordo, in consultazione, diciamo, con le
il Dipartimento per la Coesione. Questo sicuramente fra poco si aprirà un percorso intenso, diciamo, di confronto, diciamo, sull'accordo di partenariato. Insomma, a livello regionale ci sono delle condizioni abilitanti tematiche che potranno avere incidenza. Questo è un aspetto delicato. Le autorità al programma, ve l'ho accennato in precedenza, non ci sono grandissime novità se non che diciamo, l'autorità di certificazione potrebbe non essere più un'autorità del programma, nel senso che la funzione contabile, articolo 86, può essere svolta dall'autorità di gestione, e quindi preparazione, le trasmissioni delle domande di pagamento, l'esame della completezza, accuratezza e veridicità della documentazione, diciamo, e così via, cioè funzioni tipiche, diciamo, dell'autorità di certificazione 1420, può essere assegnata come funzione contabile all'autorità di gestione, e quindi in questo caso l'autorità di certificazione cesserebbe di essere un'autorità del programma. Però lo stesso regolamento, e credo che poi, diciamo, dal 2018, nel corso del negoziato, questo è un elemento che è stato modificato. In realtà, però, può essere svolta l'amministrazione titolare del programma, può comunque conferire questa funzione ad un altro organismo, e in questo caso, articolo 71, quest'altro organismo che esercita la funzione contabile diventa un'autorità del programma. Vedremo adesso come le amministrazioni titolari dei programmi, come si orienteranno su questo e se eventualmente il Dipartimento per la Coesione darà degli orientamenti. Dunque, partenariato, su questo posso essere molto rapido, naturalmente articolo 6, quindi è come dire, una disposizione che sta nei principi, nella parte dei principi del regolamento. Il partenariato rimane un principio cardine nella preparazione, nell'attuazione, nella sorveglianza dei programmi. Deve essere articolato, imperniato su una platea articolata di partner, autorità locali, urbane, partner economici e sociali, organismi della società civile, partner ambientali e così via. Rimane valido, vigente il regolamento sull'applicazione del codice di condotta del partenariato, che quindi dovrebbe essere una guida sempre per le amministrazioni titolari dei programmi. Come d'altra parte, cosa di cui loro sono assolutamente consapevoli, tant'è vero che tutti stanno organizzando in questa fase, diciamo, delle attività di consultazione. Allora, abbiamo detto quello che c'è di nuovo, quello che c'è un po' trasformato, ci sono delle cose che non ci sono più. Semplificazioni. Non c'è più il quadro strategico comune. L'Unione Europea, si è ricordato il 1420, uno degli allegati al regolamento comune erano gli orientamenti strategici, cioè l'Unione Europea in sostanza dava degli orientamenti validi per tutti gli stati membri su come impostare le politiche di coesione nel periodo di programmazione. Il quadro strategico comune non c'è più. Non c'è più la riserva di efficacia dell'attuazione, ricordate quel 6%, adesso io l'ho già cancellato, diciamo, era un 6% se non mi ricordo male, che veniva attribuito a seconda del 1420. Attribuito a seconda del conseguimento o meno di determinati obiettivi. Non ci sono più i grandi progetti. Fino al 1420 valeva una regola per cui i progetti di importo superiore ai 50 milioni di euro dovevano essere oggetto di una procedura specifica, cioè bisognava fare un'analisi costi-benefici, uno studio di fattibilità che includeva anche una parte ambientale. Il progetto veniva presentato alla Commissione europea, c'era un negoziato, la Commissione europea poteva anche non confermare il finanziamento, cioè non decidere di non finanziare quell'opera. E questo serviva un po' a mantenere alla Commissione un'opzione, insomma, di conferma o di sconferma rispetto ad investimenti strategici europei di grande rilevanza. I grandi progetti non ci sono più. Come anche chi di voi si occupa di
operativamente di programmi operativi sarà, credo, contento di questo, non ci sono più i progetti generatori di entrate, nel senso che fino a 14-20 i progetti che generavano avanzi netti in fase di gestione venivano cofinanziati a tassi diminuiti, in particolare diminuiti degli utili attesi nel corso di un determinato numero di anni della gestione. Questo per carità, sacrosanto come principio, ma di difficile gestione, non c'è più nel regolamento 21-27. E abbiamo detto anche che non c'è più una valutazione ex ante, che secondo me invece ci doveva essere, ma fatta, diciamo, bene, cioè non fatta come adempimento. Andiamo un po' verso la chiusura, va bene, le opzioni semplificate di costo. Qui qual è la rilevanza? Voi sapete insomma che soprattutto per il Fondo Sociale Europeo già nel 14-20 c'è stato un ricorso importante alle opzioni semplificate di costo, ovvero costi unitari, somme forfettarie, finanziamenti a tassi forfettari o una loro combinazione come alternativa al finanziamento a costi reali, cioè la rendicontazione vera e propria. Questo articolo 53, questo impianto viene confermato. C'è anche una novità, e adesso vedremo come si muoverà il Dipartimento per la Coesione su questo punto. Cioè, gli stati membri, questo diciamo delle opzioni semplificate di costo, finora è valso nei rapporti fra l'autorità titolare del programma e il beneficiario. Per esempio, io posso decidere di, come autorità di gestione del Fondo Sociale, ad esempio, posso decidere di finanziare dei corsi di formazione stabilendo dei costi unitari, piuttosto che procedendo attraverso una rendicontazione a costi reali. Ad esempio, per ciascun formato io ritengo che una somma congrua con cui pagare l'attuatore sia 3.000 euro. Adesso dico una cifra tanto per dire. Nel 21-27 questa modalità di finanziamento è estesa, nel senso che lo Stato membro può decidere di farsi finanziare dall'Unione Europea determinati assi di intervento con l'opzione dei costi semplificati piuttosto che mediante una rendicontazione. Adesso vedremo come su questo si muoveranno le autorità nazionali italiane. Quindi le OSC estese, ripeto, estese nella governance, diciamo così, addirittura diciamo, nelle modalità di finanziamento diciamo, dei programmi operativi, estesa peraltro anche nei rapporti fra amministrazioni a livello di rendicontazione delle operazioni, perché l'OSC diventa obbligatoria per le operazioni sotto i 200.000 euro. E quindi, diciamo, anche questa è una novità procedurale a cui bisognerà prepararsi. Oltre alle opzioni semplificate di costo, io non ritengo che sia un'opzione semplificata di costo, è una ulteriore opzione di finanziamento, cioè quella dei finanziamenti non collegati ai costi di cui abbiamo parlato. Abbiamo fatto un esempio per l'assistenza tecnica, assolutamente non è solo nell'assistenza tecnica che non solo all'assistenza tecnica che verranno attribuiti i fondi in questo modo, ma è una modalità di finanziamento di cui peraltro nel programma operativo bisogna dare conto, cioè bisogna dire che cosa si intende finanziare mediante opzioni di finanziamento non collegate ai costi. Crea molti problemi, insomma, è interessante, insomma, però crea problematiche gestionali, diciamo, alle amministrazioni, però insomma, di questo poi si parlerà. Un'ultima slide, mi dispiace che vi ho lasciato un po' poco tempo, diciamo, per la discussione finale. Come vi dicevo, l'accordo di partenariato fra poco sarà pronto, ci sono bozze che circolano, fra l'altro ci sono i nuovi programmi operativi nazionali, che sono quelli che vedete nella tabellina. Si parlava di una riduzione dei programmi operativi nazionali. Devo dire che guardando la tabella non mi sembra, diciamo, che ci sia stata questa grande riduzione, ci sono molte conferme,
ci sono degli esordi, in particolare del programma Salute. Ci sono modifiche, in particolare in quelli relativi alla formazione, all'educazione, ai diritti sociali, una modifica anche sul PON governance che sarà concentrato sulle tematiche di capacità per l'uso dei fondi, prima non era così, e c'è poi questo programma nazionale gestito dall'Agenzia per la coesione che è quello relativo al JTF. Abbiamo visto come questo fondo abbia una missione di sostegno alle strategie di decarbonizzazione. E con questo abbiamo terminato, diciamo, l'esposizione di questo nostro webinar. Purtroppo questa è una materia, come sapete benissimo, molto densa, però l'obiettivo è stato un po' quello di dire, adesso che ci accingiamo, diciamo, a scrivere o anche a partecipare o a leggere anche semplicemente i nuovi programmi operativi, ecco, ci sono alcune questioni come le condizioni abilitanti, come le opzioni semplificate di costo, come la pianificazione finanziaria, diciamo dove è richiesto uno sforzo aggiuntivo, insomma, di conoscenza e di attenzione. Allora, grazie Raffaele, credo che l'obiettivo sia stato raggiunto, almeno per quel che mi riguarda, che ho seguito con attenzione sia come partecipante che come, diciamo, membro dell'organizzazione, diciamo, di questo webinar. Stanno per arrivare appunto alcune domande, quindi vedo che scrivono i partecipanti. Nel frattempo vi ricordo che quindi il prossimo appuntamento sarà venerdì prossimo. Vi chiedo, visto che, diciamo, rispetto a questo webinar, abbiamo un attimo più di tempo per pianificare bene anche le iscrizioni, di ritornare sul sito Eventi.pa e di iscrivervi in modo che poi possiamo attestare la partecipazione e voi poi in autonomia potete scaricarvi l'attestato, cosa che diciamo per questo webinar è stata fatta in maniera un po' mista, quindi con un elenco già diciamo predisposto, poi con alcune aggiunte che si sono, diciamo, che sono avvenute nel weekend e stesso questa mattina. Però per organizzare meglio i lavori ed essere, diciamo, più pronti fin dall'inizio, vi chiedo di svolgere tutte le attività proprio di accreditamento nei tempi. Allora, invece ritornando, visto che abbiamo pochi minuti alle domande, abbiamo due domande. Quella di Giulia Di Cesare che chiede sul codice di condotta del partenariato se sono previsti degli aggiornamenti, mentre abbiamo Mariangela Tucceri che ci chiede qualche informazione in più sul quadro delle prestazioni dell'articolo 16 e 17. Il codice di condotta del partenariato, il regolamento delegato, viene citato nel regolamento comune, cioè si fa esplicitamente riferimento al regolamento, a questo regolamento delegato, cioè al codice di condotta del partenariato, e quindi in questo momento non sono naturalmente previsti degli aggiornamenti. Poi vedremo, diciamo, nel periodo di programmazione se l'Unione Europea vorrà modificare questa materia, però ripeto, in questo momento è parte nella normativa 21-27, cioè viene esplicitamente richiamato dal regolamento comune. Quindi per adesso lo possiamo considerare come stabile. Per quanto riguarda il quadro di riferimento dell'attuazione, il quadro è basato esattamente sui tre elementi che abbiamo identificato parlando della descrizione degli obiettivi di specifici sostanzialmente. Cioè è basato su indicatori di output e di risultato, quindi
quello che faccio e quello che ottengo come effetto sui destinatari diretti è basato sui milestones, cioè sulle pietre miliari che mi danno indicazione, diciamo, sullo stato di avanzamento del mio percorso di attuazione, ed è basato sul target, cioè su obiettivi quantificati che riguardano gli output e che riguardano i risultati. Cioè io devo identificare gli indicatori, descriverli, dire quali sono e devo assegnare a questi indicatori, anche ovviamente con una collocazione nel tempo, degli obiettivi da raggiungere. In sostanza questo è il quadro di attuazione, diciamo, è il performance framework, nel senso che dà modo poi di valutare la performance di un certo programma nel corso degli anni. Il performance framework era associato nel 14-20 alla riserva di efficacia, adesso è svincolato, è uno strumento di sorveglianza della capacità di attuazione del programma ed è anche uno strumento decisionale rispetto alla flessibilità, all'ammontare di flessibilità 26-27 che viene determinato sulla base della revisione di metà periodo. Dunque, no, non so se ho soddisfatto, diciamo, interamente, diciamo, perché Vediamo appunto se magari Mariangela vuole rispondere in chat se si ritiene soddisfatta. Passo a due veloci domande prima di chiudere. Una è quella di Barbara Scorano, che appunto ritorna sul tema della scrittura dei programmi. È previsto auspicabile l'apporto di comunicatori o si tratta di un ambito di intervento successivo legato come da prassi alla promozione e disseminazione dei risultati? E poi c'è Lorenzo Deliberato che invece voleva ritornare sul discorso degli iti, però io diciamo visto che il tempo ci diciamo stringe, chiederei invece a Raffaele di concentrarsi poi su questo tema che invece ci appassiona molto, magari nel prossimo webinar, perché appunto come dicevamo noi siamo diciamo particolarmente interessati a tutta quella parte proprio Allora, della programmazione territoriale. per evitare Invece, risposte prego. frettolose, io prendo nota di questi elementi, anzi adesso me li copio, Sicuramente ci possiamo E anche così gli diamo li mandiamo, cioè li una estrapoliamo dalla trattazione chat e li meno mandiamo. frettolosa, diciamo, nel corso del webinar dell'11, insomma. Assolutamente, anche perché appunto i partecipanti saranno gli stessi e questo appunto è un webinar proprio dedicato alla Regione Abruzzo, a tutti quelli che si occupano e si occuperanno del prossimo ciclo di programmazione, proprio della scrittura dei programmi e quindi di conseguenza diamo anche diciamo, un filo conduttore. Quindi anche le altre domande che sono pervenute anche da poco, questa appunto ulteriore aggiunta di Mariangela, ce la teniamo per magari il prossimo webinar, così magari iniziamo con 10 minuti di risposta a queste domande e poi diamo seguito al webinar della prossima del prossimo venerdì, scusate. Allora, io ringrazio tutti per aver partecipato, alla fine siamo arrivati in 50. E appunto, se ci sono altre domande, potete scrivere sia sulla mail con la quale appunto avete ricevuto il link, sia appunto anche alla mail compro della Regione Abruzzo. Appunto, conoscete i nostri riferimenti, quindi appunto che siano appunto attinenti alle 3 giornate di webinar, così che appunto il nostro esperto, il dottor Raffaele Colaizzo, possa appunto preparare anche
delle risposte proprio finalizzate anche al nostro lavoro che diciamo stiamo svolgendo, cioè voi state svolgendo con l'affiancamento del Formis. Allora, io ringrazio molto Raffaele per averci diciamo, spiegato appunto questa parte sul regolamento comune con tutte diciamo, le implicazioni correlate e mi unisco appunto al ringraziamento anche dei partecipanti. Che si sta appunto che stanno scrivendo in chat e quindi ci vediamo venerdì alle 10. Grazie a tutti e buona giornata.